Buonasera, bentrovati alla nostra terza edizione del TG6 che apriamo con la giornata della memoria che è stata istituita per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione. Per questo il Consiglio regionale ha tenuto una seduta speciale alla presenza dei ragazzi delle scuole superiori a Pescara. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Era il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche della 60esima armata del primo fronte ucraino, guidate dal maresciallo Ivan Konev, entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, svelando al mondo l'orrore dell'Olocausto. Il 1,5 milione di ebrei sterminati dalla follia nazista di Hitler sono stati ricordati ieri a Pescara in una seduta particolare del Consiglio regionale, animata non solo dalle parole degli storici e dalle letture delle testimonianze, ma anche dalla partecipazione dei ragazzi degli istituti superiori di Pescara e dalle note degli studenti del liceo coreutico Misticoni Belisario di Pescara. È la vergogna di un'Europa che per anni ha detto di non sapere, di non conoscere, di non ricordare. E dopo ha cercato di rimuovere dalla mente, cercando di stendere un impossibile oblio sull'imprescindibilità dell'onore. Un ricordo commosso per una tragedia immane che non si può e non si deve dimenticare, ancora attuale a 71 anni di distanza, nel momento in cui l'Europa è attraversata da venti xenofobi, conseguenti l'ondata migratoria senza precedenti dal Medio Oriente e dall'Africa. Allora, vedete, torna al centro lo studio, la conoscenza, l'approfondimento, la cultura, ed è per questo che si è fatto bene oggi a chiamare in causa la scuola come istituzione, l'approccio affidato alla scuola, perché questo consente davvero una categoria di grandezza che ci convince, la grandezza delle coscienze, la grandezza delle consapevolezze. Nel giorno della memoria tutto il mondo ricorda le vittime del nazionalsocialismo, del fascismo e dell'Olocausto. A Teramo, presso l'università, grande partecipazione di studenti provenienti da tutta la regione. Elisa Leuzzo. Nel giorno della memoria, per riflettere e non dimenticare, l'Università di Teramo, una delle sedi più attive della rete universitaria per il giorno della memoria, costituitasi nel 2011, ha interpretato i valori raccolti nella legge istitutiva del giorno della memoria, celebrandone la ricorrenza, alla presenza, tra gli altri, della scrittrice israeliana Judith Kasir. Qual è il legame con l'Università di Teramo? I'm very glad to be here in Teramo. Sono molto felice di essere qui oggi e di ricordare l'Olocausto. È molto onorata di essere stata invitata a parlare del suo nuovo romanzo, che è Carissima Anna, che è dedicato ad Anna Frank e al diario di Anna Frank. La sua famiglia viene dalla Polonia e si è trasferita in Israele prima della Seconda Guerra Mondiale, ma tutto il resto della sua famiglia polacca è morta ad Auschwitz. In Auschwitz. I think it's very important for È molto importante essere qui oggi per ricordare, ma per imparare che l'Olocausto è una cosa terribile e che dobbiamo evitare altri olocausti in giro per il mondo e altre stragi e altre distruzioni in ordine di un problema di razza. E quindi dobbiamo testimoniare e la testimonianza vivente è la cosa più importante. And people who suffers all over the world. Oltre 900 gli studenti che hanno partecipato all'evento. Non è una giornata per ricordare, ma è una giornata per pensare. L'Olocausto non è guardarsi indietro, ma guardare in avanti. L'Olocausto degli ebrei significa anche l'Olocausto di altre etnie che purtroppo continua a essere perpetrato. Quindi dobbiamo insegnare alle nuove generazioni e riflettere su questo per essere più comprensivi. Nel giorno della memoria, il rettore Luciano D'Amico, oltre a sottolineare l'importanza del ricordo delle vittime della Shoah, risponde al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a sostegno del Family Day.
Ma rispondo ovviamente con un dissenso rispetto a questo. La nostra politica come università è quella delle inclusioni, perché le inclusioni di tutto ciò che è differente arricchiscono tutti. Devo dire che non riesco a comprendere il motivo per cui si cerca di difendere una istituzione che non verrebbe minimamente toccata dalla legge in discussione. E credo che l'approvazione di questa legge sarà un grande passo di civiltà in linea con i valori che oggi vogliamo ricordare. È un maggior grado di civiltà che dobbiamo a tutti i componenti della nostra comunità, ma che dobbiamo anche come omaggio doveroso a chi è stato discriminato e per questo ha dovuto subire degli effetti nel caso della Shoah drammatici e devastanti. Mi farebbe piacere poter affrontare con il sindaco Brucchi una serena e pacata discussione anche su questi temi dei diritti civili. E credo che ne guadagnerebbe tutta la città. E noi con Elisa Leuzzo siamo andati ad ascoltare alcuni giovani proprio sulla Shoah, sulla giornata della memoria. Che cosa pensano i giovani di questo periodo terribile della nostra storia? Quanto è importante per te partecipare a questa giornata? Oggi si ricorda lo sterminio di quasi 6 milioni di persone, la cui etnia non era soltanto ebraica, ma il genocidio ha coinvolto moltissime minoranze. E oggi è molto importante perché anche in questi ultimi anni stiamo vivendo degli eventi simili, come l'esclusione degli immigrati, di persone omosessuali e così via. Quindi oggi è molto importante per noi studenti appunto ricordare questi eventi per non ripeterli e non cadere negli errori che sono stati dei nostri nonni. Cos'è la Shoah? Allora, la Shoah, come penso tutti sappiamo, purtroppo il genocidio che è stato fatto riguardo appunto al popolo ebreo e dobbiamo comunque sempre ricordare ciò che è stato fatto in modo da imparare dalla storia, perché anche credendo di essere migliori purtroppo abbiamo visto anche con fatti recenti che non lo siamo, e giornate come questa dovrebbero servire a ricordarci l'importanza del bene comune e comunque del rispetto per le altre popolazioni. Come vedi il coinvolgimento dei giovani di oggi? Gli altri studenti sono coinvolti soprattutto a livello scolastico, ovviamente, che è la nostra realtà. Noi viviamo dentro la scuola fino a che non lasciamo le superiori e sin da piccoli ci abituano comunque a vedere filmati oppure a farci capire appunto cosa hanno passato queste persone. Hanno anche intrapreso molti progetti, infatti io faccio parte del progetto regionale sulla Shoah e sulle foibe, e devo dire che il viaggio che faremo a marzo potrebbe essere una bellissima opportunità per vedere e toccare con mano ciò che è successo in quei posti. Quale istituto frequenti? Il liceo scientifico Filippo Masci di Chieti. Quanto è importante per te e per i tuoi compagni la giornata di oggi? Prima che studenti, come cittadini, è importante questa giornata per cercare di non ripetere quello che è successo, specie nel contesto internazionale di crisi che stiamo vivendo in questi mesi. E altresì importante partire dalla solidarietà nei confronti dei nostri compagni che sono più esclusi, per poi passare nell'età adulta a iniziative più importanti. Come vedono i giovani di oggi quello che è accaduto, secondo te? Beh, negli ultimi anni sicuramente stiamo assistendo, nonostante i numerosi progetti che ci vengono proposti, a una sorta di dimenticanza nei confronti di questo evento, e c'è sicuramente un male. Quindi quello che speriamo noi nei prossimi anni è che questo trend si inverta, che invece di vivere questo fatto come un qualcosa accaduto 70 anni fa, come un qualcosa di più vicino a noi e che in potenza è molto, molto pericoloso che possa ricapitare di nuovo. E noi chiudiamo la doverosa e ampia pagina dedicata alla giornata della memoria. Parliamo di cronaca, andiamo a Pescara perché si è svolto nella tarda mattinata di oggi l'interrogatorio di Maxim Cernish, il 22enne ucraino arrestato per il duplice omicidio di domenica scorsa in via Tiburlo, nel capoluogo adriatico. Davanti alla Jeep Gianluca Sarandrea, Cernish, reo confesso, ha ripetuto la versione che aveva già dato domenica scorsa, dicendo che si è difeso da un'aggressione. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi.
È durato 2 ore l'interrogatorio di Maxim Chernyshe davanti al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, al quale era presente anche il PM Salvatore Campochiaro. Al termine dell'interrogatorio, l'avvocato difensore Vincenzo Di Girolamo ha dichiarato che il suo assistito ha ripetuto le cose già dette domenica scorsa al PM, ribadendo la sua tesi di essere stato aggredito e dunque di trovarsi nella condizione di doversi difendere per non essere a sua volta ucciso. Dall'esame autoptico eseguito ieri sul corpo delle vittime, durato 7 ore, è emerso che i colpi mortali sono stati sia per Arkadiusz Micka che per sua madre Cristina, quelli inferti con il coltello, in particolare sulla zona del collo e della gola. Dall'esame inoltre è emerso che la donna è stata uccisa con una sola arma, il coltello, mentre Arkadiusz Micka ha riportato gravi ferite da corpo contundente sul cranio, causate dall'utilizzo della mazza da baseball. 35 le coltellate inflitte sui due corpi. Secondo l'arrestato, reo confesso, l'aggressione nei suoi confronti sarebbe avvenuta per derubarlo dei soldi che aveva con sé quel giorno. Ancora a cronaca, ci spostiamo all'Aquila. Sono accusate di aver abbandonato rifiuti pericolosi e aver sversato vernici, solventi e prodotti chimici le 5 persone rinviate a giudizio dopo l'operazione congiunta di Corpo Forestale dello Stato e agenti della Polizia Municipale dell'Aquila. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. I forestali del Comando Provinciale dell'Aquila, insieme agli agenti della Municipale del Capoluogo, hanno provveduto, attraverso ditte specializzate, alla rimozione di oltre 65 metri cubi di rifiuti pericolosi, abbandonati, misti a terreno contaminato nelle frazioni di Onna, Collebrincioni, Pagliara di Sassa e San Giacomo. Dopo la caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti e l'immediata messa in sicurezza dei siti, le istituzioni hanno proceduto a coordinare il lavoro della ditta specializzata alla bonifica dei luoghi inquinati da solventi, vernici, insetticidi e altro materiale altamente inquinante, rinvenuto dagli uomini della forestale nel novembre 2013. L'attività dei forestali si è sviluppata su 2 canali, uno di polizia giudiziaria e l'altro di raccordo amministrativo tra gli enti deputati alla rimozione dei rifiuti smaltiti illecitamente e dall'alto potenziale inquinante per il contenimento del danno ambientale prodotto. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila Simonetta Ciccarelli e svolti dagli agenti della Forestale, diretti dal commissario capo Irene Sebastiani, nonché dalla Polizia Municipale, hanno portato al rinvio a giudizio di 5 persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in concorso tra loro, e al sequestro cautelare di beni per circa 34.000 euro ai danni degli imputati. Immediata all'epoca dei fatti, inoltre, l'ordinanza del sindaco Massimo Cialente per la messa in sicurezza delle aree inquinate, con lo stanziamento di circa 12.000 euro per le prime attività di contenimento del danno ambientale. La ditta esecutrice ha trattato oltre 65 metri cubi di materiale inquinato e di terreno contaminato dallo sversamento delle sostanze contenute nei recipienti. A processo iniziato, il Comune dell'Aquila ha stanziato ulteriori 120.000 euro per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica definitiva delle aree inquinate, costituendosi parte civile in giudizio. Cronaca giudiziaria approda anche in Parlamento la vicenda della coppia di anziani vittima di una procedura fallimentare mostruosa attraverso un'interrogazione del deputato 5 Stelle Daniele Del Grosso, che chiede l'apertura di un'indagine. L'intera vicenda, ha detto il parlamentare, va approfondita attraverso un'indagine e quindi l'invio di ispettori ministeriali presso il Tribunale di Chieti per mettere in luce le troppe ombre su un procedimento lungo 27 anni che delinea un caso di mala giustizia da accertare, evitando a 2 anziani coniugi privi di reddito di abbandonare l'ultima loro proprietà che costituisce anche l'unica casa in loro possesso. Sono queste le richieste forti con cui si chiude l'interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi al ministro della giustizia Andrea Orlando dal deputato del Movimento 5 Stelle Daniele Del Grosso sul caso dei 2 anziani Antonino De Leonardis e della moglie Sandra Santoferrara, prosciugati da una procedura fallimentare infarcita di errori e condotte usuraie che si trascina dal 1987, che ha tolto loro tutto. A meno di miracoli, il 5 febbraio prossimo saranno sfrattati anche dalla loro casa, l'ultimo bene che resta. I 2 coniugi, per avere giustizia attraverso il consulente Roberto Piccoli, si sono rivolti a Studio 3A, la società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità civili e penali a tutela dei diritti dei cittadini, presentando svariate denunce. Anche di recente, di settembre, l'esposto per estorsione e usura depositato presso la Procura generale
generale dell'Aquila, che lo ha inoltrato con la richiesta di riaprire le indagini alla procura di Chieti, la quale a sua volta lo ha trasmesso per competenza alla procura di Napoli, che sta indagando su questa e sull'altra denuncia simile presentata precedentemente e direttamente al tribunale partenopeo. Chiudiamo con la cronaca giudiziaria, parliamo di politica, andiamo e torniamo anzi a Pescara. Sinistra Ecologia e Libertà contesta punto per punto il nuovo piano demaniale marittimo presentato dal comune adriatico. A monte della critica il non rispetto dei criteri di salvaguardia e sostenibilità ambientale. SEL definisce inaccettabile il nuovo piano demaniale presentato dall'amministrazione comunale di Pescara. Tantissimi punti contestati, l'aumento delle superfici occupate, l'aumento dell'occupazione fronte mare, la trasformazione dei balneatori in affittacamere, l'eliminazione delle norme sulle recinzioni, la diminuzione della larghezza dei corridoi tra gli stabilimenti. Noi siamo profondamente contrari a questo piano demaniale, che non risolve situazioni problematiche che attualmente la spiaggia di Pescara ha, ma anzi vengono incentivate queste situazioni di disagio, per cui siamo profondamente contrari a aumenti di volumetria. Il piano prevede un aumento di superfici sulle superfici attuali, quindi eventualmente il calcolo va fatto, seppur non il 30% come viene definito dall'amministrazione comunale, ma comunque un 10% sicuramente. I stabilimenti che superano una superficie di 4.000 metri quadri sono a Pescara 63, anzi 61 per la precisione, su 97, quindi un 63% degli stabilimenti, il che significherebbe portare per questi stabilimenti una superficie massima di 500 metri quadri e quindi aumentando i volumi fino a 15.000 metri quadri, ovvero aumentando i volumi di un 50% rispetto a quelli attuali. Un piano contestato anche a livello regionale. Proprio il sottosegretario alla presidenza chiede di rivedere i criteri di compatibilità e sostenibilità ambientale. Beh, in realtà la si vuole migliorare, soprattutto nell'ottica della qualità degli interventi in esso previsti e soprattutto nella direzione di una maggiore sostenibilità degli investimenti. Noi riteniamo di avere una costa invidiabile e per questi motivi la nostra attività va nella direzione appunto di qualificarla sempre più e soprattutto indirizzare le politiche verso un utilizzo improntato a criteri di reale sostenibilità. Proseguiamo con la politica. Oggi alla Corte dei Conti dell'Aquila il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso ed l'Assessore alla Sanità Silvio Paolucci hanno sottoposto ad un primo esame la parifica del rendiconto 2013 della Regione Abruzzo. Filippo Trocca. Giorno della verità, quella contabile almeno per la Regione Abruzzo, oggi all'Aquila nella sede della Corte dei Conti di via Buccio d'Aranallo. Il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, l'Assessore Silvio Paolucci, insieme a tecnici e dirigenti, si sono infatti sottoposti all'esame in contraddittorio della relazione da allegare alla parifica del rendiconto 2013 della Regione, ovvero al riaccertamento non fatto per il 2013 ma anche per il 2014 dei debiti pregressi, dei crediti non più esigibili, evenienza che i pronunciamenti e le sentenze del 2015 la Corte dei Conti hanno considerato molto grave, tanto da rendere solo presunti con coperture incerte i bilanci. D'Alfonso è entrato nella sede di via Buccio d'Aranallo senza rilasciare dichiarazioni. L'assessore Paolucci sottolinea invece, prima di affrontare i giudici contabili, che è solo con questa giunta e questa maggioranza che la Regione Abruzzo sta recuperando il tempo perduto con il riaccertamento contabile. Ma noi abbiamo fatto un lavoro cercando di recuperare il ritardo passato, tant'è che parliamo ancora di un bilancio a rendiconto dell'annualità 2013. Noi abbiamo avuto modo di fare sia il 2012 che il 2013, stiamo avviandoci a fare anche il riaccertamento dei residui del 2014 per proseguire e recuperare il tempo perso nel passato. È chiaro che ci saranno, immagino, delle osservazioni, anche perché insomma, abbiamo trovato un bel po' di problemi con un bel po' di debiti e pertanto immagino che questi verranno riportati e che vi saranno integrazioni e suggerimenti, però fa parte di una gestione passata, direi remota per me. Sul tavolo anche un'altra partita, quella del risanamento delle società partecipate. Anche qui la magistratura contabile aveva evidenziato nel luglio 2015 che buona parte di esse hanno bilanci in profondo rosso. Beh, intanto che noi abbiamo scritto qualche verità in più sulle partecipate, persino finalmente iscrivendole nei documenti di bilancio dell'approvato bilancio di previsione del 2016, e anche in questo caso stiamo cercando di recuperare informazioni e trasparenze che erano piuttosto carenti nel passato.
Restiamo ancora in argomento perché, nonostante lo scontro tra maggioranza e opposizione, il Consiglio regionale ha eletto alla Corte dei Conti dell'Aquila come rappresentante proprio della Regione Abruzzo Antonio Dandolo, già direttore generale del Comune di Pescara. Alfredo Primante. Con votazione a scrutinio segreto, il Consiglio regionale ha eletto Antonio Dandolo componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo. Dandolo ha riportato 18 preferenze, 5 invece per il magistrato Nino Di Matteo, 4 schede bianche ed una nulla. Ma prima e dopo l'elezione è stato scontro tra maggioranza ed opposizione, con Forza Italia contraria non sul nome ma sul principio. Non è una questione nominativa personale, è una questione di principio. Noi abbiamo fatto a meno a suo tempo di fare questa nomina, che ha un costo enorme per la collettività abruzzese, e credo che le risorse debbano essere destinate a tante altre problematiche, non destinate a un personaggio che serve solamente a ingraziarsi la Corte dei Conti. A noi riteniamo che la Corte dei Conti in questo momento abbia sempre operato nella sua neutralità e abbia sempre garantito quella neutralità, che non c'è necessità di trovare un membro nominato da questa maggioranza. Così considerano le istituzioni, il rispetto che non hanno delle istituzioni. In questo caso non hanno rispetto per un'istituzione come la Corte dei Conti, che invece svolge una funzione straordinaria, che non è solo una funzione di verifica, ma anche una funzione consultiva rispetto alle attività che enti locali e pubblica amministrazione in generale, come Regione Abruzzo, mette in campo. Noi dovremmo avere ancora più ambizione. E per limitare la spesa abbiamo ritenuto di ridurla la espressione della presenza di Regione Abruzzo, del candidato di Regione Abruzzo, ad una sola unità. Quanto percepisco non lo stabilisce Regione Abruzzo, lo stabilisce la legge nazionale, che vale per tutta Italia. E parliamo ora di edilizia, perché firmano tutte le sigle sindacali i contratti integrativi di categoria di CNA Costruzione Abruzzo, Confartigianato, Edilizia Abruzzo, ANIEM Abruzzo, UCA Abruzzo, sono infatti cosa fatta. La trattativa è stata chiusa nella sede dell'ANIEM di Pescara Chieti e investe tutto il settore edile, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. In generale al tavolo erano presenti Filca CISL, Feneal Will e Fillea CGI. Nello specifico è stata condivisa una politica contrattuale basata da una parte sui principi dell'aumento salariale per i lavoratori e dall'altra sulla razionalizzazione del costo della bilateralità per gli imprenditori. E siamo ancora alla politica, perché il Comitato Aquilano di Possibile, la formazione politica che fa capo a Pippo Civati, interviene sugli scippi perpetrati ai danni dell'Aquila. Che senso ha ricostruire una città se poi dicono viene svuotata di uffici e lavoro? Si parla del trasferimento della sede della soprintendenza dall'Aquila a Chieti. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. L'Aquila subirà l'ennesimo scippo. Come anticipato nei giorni scorsi, quella che era solo un'ipotesi purtroppo trova conferma. Sarà Chieti la sede abruzzese della nuova sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che viene istituita con il decreto firmato dal ministro ai beni culturali Dario Franceschini. Lo conferma direttamente il ministero attraverso una nota ufficiale che spiega anche che all'Aquila questa sede resterà sino al 31 dicembre del 2019 per svolgere le sue funzioni riguardo la ricostruzione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere. Questa sovrintendenza infatti fu istituita ad hoc per la ricostruzione della città. La nota del Ministero conferma anche che al Polo Museale d'Abruzzo sono aggiunti l'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, il Castello Piccolomini a Celano, la Chiesa di San Bernardino all'Aquila. Il decreto del Ministro Franceschini di fatto punta alla razionalizzazione e accorpa in un unico organismo tutte le sovrintendenze archeologiche e quelle di belle arti e paesaggio. Dunque l'attuale, quella aquilana, si accorperà con Chieti. La paventata ipotesi, che ora è certezza, ha scatenato in città già molte reazioni, come quella di Elvezio Sfarra della CISL o come quella del consigliere comunale Guido Liris. Il primo cittadino Massimo Cialente auspica invece che per il futuro si possa spostare all'Aquila, nel capoluogo di regione, il polo museale, che oggi attualmente invece è a Chieti. Certo è che dagli aquilani la notizia non è stata accolta bene. Sfarra chiama a raccolta tutte le forze politiche e non, per far sentire forte la voce dell'Aquila.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Agricoltura, l'Abruzzo e le sue radici tra storia, buon cibo e tradizioni. E il convegno che si svolgerà al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi venerdì 29 gennaio a partire dalle 17.30. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale di Roseto in collaborazione con la Coldiretti di Teramo. La kermesse, che punta alla riscoperta delle tradizioni più vere dell'Abruzzo rurale, rappresenta un'opportunità di confronto sul tema dell'agricoltura, partendo dal valore delle produzioni agricole, passando per le memorie popolari, gli usi e i costumi della civiltà contadina, per terminare con una riflessione sull'evoluzione del mondo rurale nella società e nell'economia dei giorni nostri. Al termine dell'incontro ci sarà una degustazione illustrata a cura della nutrizionista Marianna Iasuozzi e degli esperti di Coldiretti, e curata da Giusi Pascarelli del Planner G di un menù a chilometri zero di Campagna Amica. Andiamo avanti. Il comune di Campli avvia una convenzione con il neonato nucleo di protezione civile Monti della Laga per attuare una serie di iniziative. Vediamo. A febbraio parte a Campli il primo corso di protezione civile con un ciclo di incontri a Palazzo Farnese. Sin dall'inizio abbiamo lavorato affinché ci fosse un gruppo di protezione civile e finalmente ce l'abbiamo. Qualche mese fa abbiamo inaugurato presso località La Traversa di Campli un container che è utilizzato dall'associazione La Traversa, che in occasione di calamità o di necessità comunque verrà utilizzata come centro operativo proprio di protezione civile. Quindi il territorio è sicuramente più sicuro, siamo felici perché il gruppo di protezione civile di Campli è un gruppo giovane, volenteroso, e quindi l'amministrazione comunale è al fianco di questo gruppo per quanto riguarda ogni tipo di iniziativa. Nell'ambito delle azioni di collaborazione con il nuovo nucleo di protezione civile e di sostegno alle famiglie in difficoltà, inoltre l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Campli ha promosso il progetto Alimentiamoci. Abbiamo intercettato un bisogno, che è quello fisiologico, e purtroppo dello spreco alimentare e della povertà alimentare. Per questo abbiamo creato un punto raccolta, Vesti il tuo cuore, di abbigliamento per uomini, donne, adulti e per bambini. E fra poco inizierà proprio una raccolta alimentare che coinvolgerà tutti i supermercati del comune, che metteranno un carrello a disposizione di chi ha voglia di donare degli alimenti a lunga conservazione, quindi non sottoposti a temperatura controllata, che poi i ragazzi della protezione civile andranno a prendere e catalogheranno all'interno di questo punto raccolta, e con l'aiuto e la supervisione degli uffici dei servizi sociali distribuiranno alle famiglie più bisognose. E quindi per noi sono una vera e propria risorsa nello spirito della solidarietà e del senso civico. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, per parlare del Pescara, che prosegue la preparazione in vista della gara di sabato con il Bari. Oggi seduta pomeridiana con una notizia lieta per i biancazzurri, perché infatti è arrivato l'atteso transfer per Daniele Verde, che dunque è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Pescara. Infatti è arrivato il visto della Lega, che permetterà all'ex giocatore del Frosinone di essere disponibile per la gara con i pugliesi. Si è allenato regolarmente anche il centrocampista Bruno, al centro di alcune voci di mercato. Il giocatore ha comunque manifestato la volontà di restare in biancazzurro. Assente invece Sansovini, che è vicino al trasferimento ad una società di Lega Pro, si parla di Cremonese o Reggiana. Per quanto riguarda invece l'allenamento della formazione adriatica, non ci sono stati particolari problemi. Ricordiamo che è infortunato Crescenzi. Domani seduta pomeridiana al Poggio degli Ulivi alle ore 15. Noi andiamo ad ascoltare uno dei grandi protagonisti dell'ultimo periodo del Pescara, il centrocampista Benalì. Benalì, allora partiamo da questa gara di Perugia, una gara che ha visto un Pescara grande protagonista e un Benalì grandissimo protagonista. Sì, è stata una partita fantastica, che la squadra ha fatto molto bene, siamo contentissimi che abbiamo vinto, adesso cerchiamo di farlo stesse partite contro la Bari. Benalì è da ormai diversi mesi uno dei migliori in campo sempre, questo ti fa piacere, ti carica anche però forse di responsabilità, perché poi tutti si aspettano da Benalì partite da 10 e lode. No, ovviamente mi fa molto piacere, però ormai merito dei compagni, del mister, del suo staff, che mi danno consigli importanti, che in questi 6 mesi mi sono cresciuto tanto e sicuramente merito tanto il merito del mister. Sei cresciuto tanto, il sogno è quello di andare a giocare in Serie A, magari con il Pescara. Sicuramente è quello. Io
voglio vincere il campionato con Pescara, così diventerò il giocatore Pescara. Sabato c'è questa gara con il Bari, gara importantissima, delicata, molto attesa, ci sarà molto pubblico allo stadio Adriatico. È una settimana questa diversa dalle altre o come tutte le altre? No, una settimana normale per noi, è una partita fondamentale, però spero di vedere uno stadio pieno. Uno stadio pieno per una partita che il Pescara cercherà di vincere per arrivare a 7 vittorie consecutive ed eguagliare il record del Pescara di Zeman, di cui tu ovviamente hai sentito parlare. Sì, ma non guardiamo il record di Zeman, è stato un bel Pescara, però quest'anno stiamo facendo delle cose importanti, non è che guardiamo il record, questo cerchiamo di vincere ogni partita e basta. Bari è una squadra difficile da affrontare che con il nuovo tecnico Camplone ha raccolto 4 punti nelle ultime 2 partite, all'andata il Pescara giocò una grande gara, sfiorò anche la vittoria. Sì, è una squadra importante, con i giocatori importanti. Però come noi stiamo facendo molto bene in questo momento e cerchiamo di fare lo stesso partito che abbiamo fatto contro Perugia e di prendere i 3 punti e continuare sulla nostra strada. L'ultima, vincere con il Bari significherebbe fare un altro passo avanti ma soprattutto mettere i pugliesi a 7 punti. Sì, sicuramente. Però non guardiamo nessuno, noi guardiamo noi stessi, cerchiamo di, come l'ho detto, vincere la partita e come l'ho detto prima, voglio vedere uno stadio pieno. Siamo a Lanciano, ieri l'arrivo in casa rossonera del portiere Alessio Cragno, giunto in terra frentana dal Cagliari, Virtus che prosegue gli allenamenti preparandosi per la sfida di sabato prossimo al Biondi con il Trapani, e noi andiamo a conoscere uno degli ultimi arrivati, Mattia Vitale, giunto in prestito dalla Juventus, che ha destato un'ottima impressione nelle partite giocate con Provercelli ed Ascoli. Ascoltiamolo nell'intervista di Andrea Costantini. I compagni sono bravissimi, un gruppo perfetto, cioè sono arrivato qui, non zero problemi sotto quell'aspetto, mi hanno accolto anche bene. Ovviamente spero e penso che dovremo salvarci, perché comunque anche per me può essere una vetrina, cioè nel senso, se io vado in una squadra, gioco bene, però retrocediamo, ha un peso, se invece gioco bene in una squadra e ci salviamo, un altro peso. Quindi anche per me salvarsi sarebbe perfetto. Ad Ascoli, ok, abbiamo perso, però sotto l'aspetto del gioco li abbiamo ammazzati, cioè, loro non hanno visto palla tutta la partita. E vabbè, però adesso ovviamente quello che conta non è giocare bene ma è vincere le partite anche 1-0. Adesso ci proveremo, speriamo che la fortuna stavolta sia dalla nostra parte. Vedendo anche gli anni passati ho visto che molti giovani sono passati da qui e sono diventati degli ottimi giocatori, come tipo Bukel, cioè, perché adesso lo conosco, quindi Pavoletti, poi anche Cerri so che era qui, quindi porta fortuna anche. Sì, porterà anche fortuna. Vabbè, comunque se è una società che crede nei giovani, quindi penso che se uno deve uscire da una primavera e andare in una società a provare a diventare un giocatore serio, deve, secondo me, Lanciano è una buona piazza. Ancora calcio, Lega Pro, il giudice sportivo, parliamo del Teramo, ha confermato il turno di squalifica per Stefano Amadio, che dunque salterà la gara di domenica prossima con il Sant'Arcangelo. La partita sarà diretta dal signor Volpi della sezione di Arezzo. Intanto il capitano biancorosso Ivan Speranza parla dei miglioramenti evidenziati dalla squadra nelle ultime domeniche e sminuisce anche le voci di mercato che lo riguardano direttamente. Stiamo cambiando un pochino tanto. Si vede il cambio di marcia che abbiamo avuto, soprattutto mentalmente. Ma ci siamo detti in uno spogliatoio già a fine dell'anno, all'inizio dell'anno, durante le feste, se dovevamo andare avanti dovevamo cambiare molto, soprattutto questo atteggiamento mentale. E come sembra ci stiamo riuscendo, dobbiamo continuare su questa scia che ci sta portando dei frutti. Il calcio serve sempre confermarsi, quindi per forza, quindi è una partita comunque importantissima, è uno scontro diretto per noi, quindi bisogna far bene come stiamo facendo, quindi non abbassare mai l'attenzione, la guardia, perché comunque il Sant'Arcangelo è una buona squadra, sappiamo che ci ha dato sempre fastidio in questi anni, quindi dobbiamo stare molto attenti. Tra l'altro la squadra
Michele è un altro grande, una grande persona, quindi abbiamo vissuto due anni bellissimi con lui. Ho vissuto anche in casa con lui, quindi lo stimo molto come persona e come giocatore. L'importante è non fa scherzi, perché lui c'ha sempre il vizietto del gol, quindi speriamo che domenica stia buono. Ma sicuramente il gruppo c'era anche prima, ripeto. L'unica cosa è che sicuramente questi due adesso, Forte e Cruciani, sono arrivati, ci hanno dato una vitalità in più, nel senso ci hanno dato un entusiasmo ancora in più. Quindi è anche merito loro questo. No, assolutamente. No, assolutamente no, sono state voci, ma solo voci. Io, ripeto, sempre stato bene qua, quindi non mi è passato mai per la testa. Vedremo se l'interesse del Pescara per Speranza rappresenta solo un rumors di mercato oppure se è reale. Noi lasciamo il calcio di Lega Pro, parliamo di Serie D, a Chieti a tenere banca ancora l'autogestione dopo la conferma delle dimissioni del tecnico Ronci. Noi siamo andati ad ascoltare il direttore sportivo neroverde Omar Trovarello. Stiamo un attimo guardando intorno per trovare la soluzione migliore e quindi stiamo vagliando diverse ipotesi, vedremo quella che è la più importante, insomma. Per quanto riguarda l'allenatore, abbiamo delle opzioni, penso che fino a domenica, anzi abbiamo un attimo deciso, guardateci intorno anche con la squadra, il capitano del Grosso ha deciso di fare una sorta di autogestione, di portare il tutto fino a domenica, fare la partita e poi decidere bene sul nuovo tecnico. Ecco, c'è stato modo di far tornare sui suoi passi Donato Ronci, insomma, che confronto avete avuto con lui dopo la partita e magari nelle ore successive? Guarda, tra noi c'è un legame importante, quello dell'amicizia, della stima tecnica, che purtroppo quest'anno certi risultati non, e anche certi risultati figli di tante situazioni, compresa la fortuna, insomma, che ci è venuta meno e ci è venuta a mancare, non ha fatto sì che lui potesse esprimere quello che realmente vale. Lui ha avuto la sua opinione è stata quella di dimettersi in modo irrevocabile. Noi non possiamo fare altro che accertarla proprio nel rispetto dell'uomo e dell'allenatore. L'ultima, alla fine di questa settimana c'è anche l'ipotesi che si possa fare un passo indietro da parte di Ronci, oppure ve la sentite di dire che è finita così a livello di gestione tecnica, appunto, dello stesso Ronci? No, credo sia finita qui. Noi restiamo alla Serie D perché nel pomeriggio si è disputato il recupero di campionato Olimpiagnonese-Avezzano, gara che era stata rinviata due settimane fa per neve. Al termine di 90 minuti equilibrati la gara è finita sul risultato di occhiali 0-0, ma rammarico in casa marsicana per un rigore fallito da Bisegna. Vediamo il servizio. Vorrei ma non posso, Lagnone nel momento della disperazione tira fuori gli artigli nel recupero al Civitelle contro l'Avezzano, ma ne viene fuori una partita dagli aspetti tecnici mediocri, soprattutto nel primo tempo con due squadre che si annullano a vicenda. L'inizio dei locali fa ben sperare, ma sarà un fuoco di paglia al quarto sinistro poderoso di Pifano che costringe agli straordinari il portiere Davino. L'Avezzano si vede per la prima volta in area con Bittaie che si lascia cadere senza alcun risultato all'interno dei 16 metri. Prima del quarto d'ora Marolda carica a pallettoni il mancino, sfera fuori misura dalla lunga distanza. In granata sono disposti da mister Paolucci con il 4-3-3, Cianci e Guida affiancano l'unica vera punta Marolda, mentre Gragnoli è relegato in panchina. Nel finale dei primi 45 minuti da segnalare la discesa incontenibile di Pifano che si fa largo nella metà campo ospite, conclusione da rivedere che non crea grattacapi a Davino. I locali nella ripresa alzano il ritmo e si esprimono meglio per impeto agonistico, ma il risultato ad occhiali non si schioderà fino al termine, anche per la tattica rinunciataria dei marsicani. Pifano resta tra i più intraprendenti dei suoi, suona la carica al minuto numero 4, sbroglia a fatica ancora Davino. Il 4-3-3 è anche il modulo degli abruzzesi di Lucarelli, capaci di pungolare la retroguardia locale solo sui calci piazzati, ma che con Bisegna, subentrato a Bittaie, devono mordersi le mani per il rigore spedito alle stelle al quindicesimo. Il fallo, a dire il vero, di Campanella fuori area sullo stesso giocatore di colore.
Penalty anche invocato dai giocatori dell'Olimpia per un fallo di mano del difensore di Aie nella propria area sul traversone da sinistra di Di Ronza al minuto 27. Per il fischietto Barese Castella non ci sono gli estremi per la massima punizione tra le proteste del pubblico locale. Due giri di lancette più tardi l'ingresso di Conte per lo stanco Pifano. Dopo la mezz'ora per proteste viene allontanato Paolucci dalla sua panchina, seguito al 35esimo dall'Abruzzese di Genova per un brutto fallo sull'Agnonese Manzo. Non succederà più nulla fino alla fine se non una mischia sedata a fatica dai dirigenti delle due squadre al triplice fischio finale. Alla incapacità cronica di costruire azioni da rete, i molisani dovranno fare i conti dalla prossima domenica con il probabile stop per infortunio muscolare ad una coscia all'attaccante Tommaso Marolda, uscito anzitempo dal terreno del Civitelle. E con il servizio sul recupero del campionato di Serie D noi chiudiamo questa terza edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito. Dalla nostra redazione vi giunga l'augurio di una serena notte.